Buongiorno a tutti! Allora, oggi è un giorno molto molto speciale perché andrò a vedere per la prima volta dei pappagalli. Ho intenzione di comprarmi un pappagallo. Perché dovete sapere che anni fa, prima di trasferirmi qui a Roma per lavoro, comprai un pappagallino, era una calopsite. Ho messo una foto qui. Niente, poi dovetti partire per Roma, lo lasciai a mio zio e il pappagallo volò via. Povero pappagallo, hai perduto la compagna. Detto ciò, siccome già da un sacco di tempo volevo ricomprarmi un pappagallo, però il mio lavoro di prima non me lo permetteva, adesso che ne ho la possibilità ho deciso di comprarmene uno. Sia perché me lo faccio come autoregalo di compleanno in ritardo, vabbè, dettagli, sia perché abbiamo raggiunto i 2 milioni di follower su TikTok e l'avevo promesso. Vabbè, però l'avrei preso a prescindere, non scherziamo. E niente, io direi che ci rivediamo tra poco in macchina. Ok, io e la mia amica Francesca siamo in viaggio e stiamo andando a vedere i pappagalli per la primissima volta. Sono emozionata. Come se stessi andando a vedere per la prima volta mio figlio, non lo so. E niente, vediamo un po' come sarà. Ma guarda che tenerelli, ciao. Però anche questi sono molto belli, cioè. Cos'è? Tipo un verdino. È un diluito verde. Oh, amori, questi sono bellissimi anche. Questi sono dei lutini. Oh, che bellini. No, ma sono dei pulcini. Che questi qui sono molto belli. Sì, ciao. No, oddio, non prendo a fuoco. Buongiornissimo a tutti. Sono le 9 del mattino. Tra pochi minuti devo uscire di casa perché appunto andrò a prendere il pappagallino. Mi accompagnerà il Santo Manuel e devo andare in zona da lui, quindi mi devo sbrigare. Intanto ho già sistemato la stanza in modo tale da accogliere il mio frugoletto. E niente, ora vi faccio vedere. Allora, ho pensato di posizionarlo qui e rimuovere lo specchio, perché in realtà altri posti della stanza, cioè, non c'è proprio un minimo di spazio, quindi mi sa che il punto sarà proprio lì e leverò lo specchio. Detto ciò, direi di andarmi a vestire perché sono ancora in pigiama e direi che non è il caso di andare in pigiama, e vi porto con me. Tra l'altro oggi a Roma c'è proprio un tempo schifoso, però vabbè, per il momento non sta piovendo, per il momento. Io ovviamente sono arrivata e Manuel come al solito in ritardo, però vabbè, lo aspetterò. Lo sta anche diluviando, mai una gioia nella vita, hashtag mai una gioia, ma proprio mai. E niente, aspettiamolo. Comunque ragazzi, sono molto emozionata, veramente non vedo l'ora di andare a prendere il piccolino, ve lo giuro, è un amore. Proprio. No, ma Manuel arriverà, ne sono sicura. 20 anni, sì, arriverà. È arrivato il maledetto. Sei sempre in ritardo, sei sempre in ritardo. Io ho una domanda per te. Vai, tu hai controllato quanti chilometri io ti sto facendo di favore? Ok, salgo, vabbè. Guarda, allora, parliamo di questo fatto. Mi prendo il mio momento sul tuo canale. Lo spazio, vai. Allora, questa zuzzurellona, perché non posso dire parolacce, ma ne avrei tantissime in realtà, ieri mi chiama e prima di chiedermi non questo favorino, questo favorone di questi 91 chilometri di macchina che devo fare per prendere quel cavolo di pappagallo, ma mi ha deciso così un po' spicy, un po' pazzia napoletana, mi fa uno scherzetto. Che scherzetto mi fa? Finge di essere arrabbiata con me per una cosa. Io cado dalle nuvole, questa tutta incavolata mi fa: no, perché tu hai fatto questo, tipo così, cioè, e io non capivo. A un certo punto vai, ma dai, amo, stavo scherzando. Io mi metto a piangere, lacrimoni. Io comincio a piangere. No, stavo scherzando. Raga, io odio litigare con le persone comunque a cui tengo per cose che non capisci, cioè, capito? E quindi tipo ero così sopraffatto dalla situazione, mi sono messo a piangere. Cioè questa, capito? Bippalo. Sei una, ok? Non ho parole, capito? Io che ti faccio pure i favori. No, io cattiva, no, calma, che calma. Come guarda, se quel pappagallino si prova a muovere in questa macchina, io vi butto. Vai, fai l'autostop, eh. Fai l'autostop, non mi interessa. Siamo alla gabbia. Siamo alla gabbia. Tu la gabbia e il pappagallino, ciao. Io direi comunque che adesso facciamo una storia su Instagram dove chiediamo, che voi ovviamente ancora non saprete quale niente. Quale animale vorrei? No! Tutti diranno gattino, no, un cagnolino, un coniglietto, no, voglio un uccello. Spero che questa parte venga tagliata. Oh, inquietantissimo mentre dormi.
dormirò comunque, mai a casa tua. Va bene. Allora, comunque faremo una storia dove appunto chiediamo che cosa sto andando a fare, perché non sanno che sto andando a prendere il pappagallo. Cioè, ormai lo saprete guardando questo video, però non lo saprete, cioè non lo sapete, non so parlare, basta. Allora, ora vi chiedo, vi lascio quel box, che cosa stiamo andando a fare? Cioè, secondo voi? Dai, indovinate. Allora, nel box domanda hanno scritto: stiamo andando a comprare dei trucchi da Sephora. Ingenui, sarei così. Sarei tipo: che bello! Dopo questa andiamo a fare shopping da Sephora, ma poi. Ma cosa? Ma... semplice. No, dicono che stiamo andando all'IKEA. Certo, perché per loro noi e te siamo fidanzati, quindi esatto, stiamo dobbiamo... andando a comprare le cose per la casa. Che io bello. Io invece lascerei la IKEA. Sai che però sai che bello vivere da IKEA? Cioè, ti rompi le scatole della stanza, vai da là, da un'altra, capito? Sì, se non fosse che è tutto finto, là tipo apri i rubinetti e non ma io acqua, vivrei no? Dentro IKEA, cioè, ma che io. Cioè, è la mia vita, posto, penso. È infatti la mia casa, quando mi comprerò una casa, se mi compro una casa, tutto IKEA. Siamo arrivati. Io sono troppo emozionata! Sto per diventare mamma. Ho molta ansia. Ho molta ansia. Aiuto. Come sono cresciuti tutti quanti? Crescono, infatti. Chi è dei due? Infatti ho chiamato Luca perché volevo chiedere dei due. Perché non sei parabile, no? Guarda quanto sei tranquillo, ma sei proprio bravo per il momento, per il momento. Cioè, tipo, no, ma non poteva prendere sti cagnolini, uno di questi cagnolini. Guarda quanto sono carini. Cioè, no, doveva prendere l'uccello. Io qua, cioè, guardate qua dentro, ci stanno delle bestie di Satana enormi. Cioè, che guardala, è entrata lei perché io non entro, mi dispiace. Cioè, guardate che bello. Cioè, no, mi avvicino. Cioè. Ma sentite quanto urla, no, ma datemi una carmata. Sì. E là ho sentito che c'è anche di peggio. Regà, ma vedete sta cosa gialla? No, regà, ma che cos'è? Madonna, ma una bestia enorme. No, raga. Qua veramente. Regà, ste urla disumane. No, no, non so posso fare. Là. Sono delle bestie enormi. Per essere. Cioè, guardate questa cosa. Madonna. Cioè. Oddio. Ciao. Ma guarda quanto sei bello. Ma quanto sei bello. Ma ciao. Ma ciao. Ma ciao. Ma quanto è scodinzolino questo cotino. Ma ragazzi, è pieno di cani. Anche laggiù. Allora, noi siamo appena arrivati a casa. Lui sta qui dentro. Regà, è stato bravissimo per tutto il viaggio. Cioè, non ha detto un ma, vero? È stato veramente molto molto bravo. Adesso dobbiamo montare la gabbia, che regà, Manuel è stato un santo a portarla in spalla per... L'ho portata in spalla come uno schiavo dell'antico Egitto. Cioè, tipo, una roba che l'ho anche portata su per le scale, perché non ce la facevo a riportarlo giù, rimetterlo in ascensore. Io ho preso per tutte le scale. Adesso pensate che sarà lei a montarlo? No, lo mettiamo insieme. Oh, eccolo qui. Ciao amore, ma sei stato bravissimo per tutto il viaggio. Ti lascio anche accarezzare, ragazzi. Guardate, è proprio un topolino, è proprio un topino. Ciao, ciao amore. Comunque, questa è la gabbia che dobbiamo montare. Allora, questa è la gabbia montata da... vabbè, dalla maggior parte da lui, bravo. Magico, adesso ci mettiamo i giocattolini, fagli vedere. Come li mettiamo? Mettiamo tipo qui. Oh, amore, badà. Qua. Ok. Poi ci mettiamo... No, beh, forse è sotto la cosa... No, vero, porello, sono come fa a mangiare. Anche se lì non ci ho messo niente per il momento. Al lato? Sì. Carino. L'altalenina. Vai, l'altalena io direi al centro. Tanto lo dubito che lo aprirai da qua. No, sì, lo aprirò. Sei bassa, cioè. Cosa? Cosa vuoi? Cosa c'hai contro i bassi? Non ho capito. Io non ho niente contro i bassi, ho tutto contro di te però. Ah, ok. L'altalenina. Bueno, poi c'è l'ultimo campanellino. Vai, a te l'onore. Sto facendo tutto io qua. Io lo metterei all'altro angolo a sto punto. Qui no? Sì. Cioè, raga, lui è qua dentro, ma... ma proprio bravo, ma proprio bravo. Non dice... Io so bravo, non lui, io so ma è bravo. Bravissimo, adesso amore ti mettiamo nella gabbia, vabbè amore, secondo me è un po' spaventato perché dice cos'è questo posto, amore, tranquillo. Ora stiamo mettendo i trespolini. Se è la posizione giusta poi contatterò la lavatrice per capire se l'ho messa giusto oppure no. Però dai, sta venendo molto carina. La gabbia è... ufficialmente terminata, ma direi che manca l'ospite d'onore. Patatino, non è questa la tua casa? Ehi, ho
cuore. Bravo! Amore, guarda un po'. Amore. Adesso si sta guardando allo specchio. Comunque è proprio un amore. Adesso sta sempre qui fermo. Ho fatto il giro della gabbia un po', cioè quel giretto l'ha fatto. L'unica cosa è che non ha né bevuto né mangiato. Però credo che si debba ancora un po' ambientare, bro. Proprio un... Sei un topolino, tu lo sai? Oddio, non mi ricordo se vi ho detto come lo chiamo. Ho deciso di chiamarlo Sky perché appunto ha queste sfumature sul bianco e sull'azzurrino. Comunque ho deciso di chiamarlo Sky per questo motivo. È un maschietto, è un parrocchetto monaco. E niente, un po' tuffolino, proprio tenero tenero dolce dolce. E sicuramente vi terrà un po' di compagnia nei vari video, un po' in generale. Ovviamente vi terrò aggiornati, posterò penso tantissime storie su Instagram in modo tale che vediate che cosa fa durante la giornata. E niente, io direi che ci vediamo un prossimo video. Mi raccomando, mettete un po' pollicione, lasciate un commentino per salutare il nostro amatissimo Sky. Niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao ciao!